situación hoy en Egipto es complicada. La situazione oggi in Egitto è complicata. C'è un regime islamico, ma un regime nuovo, per meglio dire un potere islamico, che sta tentando di mangiare lo Stato egiziano, di controllare lo Stato egiziano. Il regime antico di Mubarak non è caduto, è caduta la testa del regime. La politica o continua nella strada, o è cosa della gente, o la gente ha potere e voce, oppure la politica torna alle stanze chiuse, scure, dove si prendono le decisioni importanti che toccano la nostra vita attraverso i politici che hanno potere nelle loro stanze chiuse. Io credo che questa è la battaglia principale, una battaglia che è iniziata con la caduta di Mubarak e continua fino ad oggi. La situazione è complicata perché ci sono molti attori in gioco e molte parti che stanno gridando le une contro le altre. Da una parte gli islamici e i fratelli musulmani. C'è una parte delle forze islamiche e più radicali dei fratelli musulmani, che sono i salafiti e che tentano di riportarci completamente ad una situazione del Medioevo. Ed esiste anche l'esercito, che controlla il 35% dell'economia egiziana e ha un potere molto, molto importante in questo Stato durante gli ultimi 65 anni. Esistono anche gli imprenditori, poi, che sono importanti e potenti, che lavoravano durante l'epoca di Mubarak e che beneficiavano di tutto il sistema della corruzione e di tutto il monopolio dell'economia. Le forze principali, che si stanno ora muovendo nella strada e che stanno tentando di organizzarsi in sindacati, in partiti, in collettivi, sono le forze democratiche e le forze rivoluzionarie, che stanno tentando di raggiungere gli obiettivi della rivoluzione del 25 di gennaio. Questa, se si vuol riassumere, è la situazione, in forma molto generale, ora in Egitto, con tutte le sue complicazioni, si intende. Questo si vuol riassumere qual è la situazione in una forma molto generale, ora in Egitto, con tutte le sue complicazioni, per supuesto. In realtà questo papel internazionale non ha modificato tanto desde il comienzo della rivoluzione? In realtà il ruolo internazionale non è cambiato tanto dall'inizio della rivoluzione. Prima della rivoluzione l'Egitto era un paese importante per le forze occidentali, per le forze europee e nordamericane, senza dimenticare anche la zona del Golfo e Israele. Ci sono molti interessi europei e nordamericani qui. Il regime di Mubarak è un regime fabbricato dalle forze europee e dalle forze nordamericane. Mubarak è stato l'alleato principale di queste forze nella zona. E sapevano perfettamente tutti i crimini che commetteva questo regime, e tutto il sistema della corruzione, e tutti i furti e torture e crimini contro i diritti umani. Questo era conosciuto anche prima. Il ruolo principale, prima della caduta di Mubarak, era cercare di controllare questa rivoluzione e controllare questa caduta, cioè sacrificare Mubarak e la sua famiglia e i gruppi a lui più vicini e mantenere questo regime. E questo stesso ruolo continua anche oggi. Non credo che ci siano stati grandi cambiamenti. Si cerca tuttora di controllare questo cambiamento in modo tale che non significhi un cambio che vada contro gli interessi europei, né contro quelli nordamericani, né contro Israele, né la zona del Golfo come Arabia, né agli Emirati, né al Kuwait. E questo ruolo continua anche oggi, cercando di aprire linee di negoziato e dialogo con tutte queste forze, per controllare. L'amministrazione nordamericana ha preso la decisione di fare pressioni sul regime, il regime militare di allora ovviamente, perché il paese era sotto il controllo delle forze armate, della cupola militare. E di fare pressioni perché il vincitore fosse il candidato dei fratelli musulmani. E quello è un ruolo, un momento di una giocata a favore di una forza concreta. E questo servì poi per stabilizzare di più questo tipo di correnti politiche islamiche al potere, con alcuni accordi fra i poteri europei e nordamericani e il nuovo governo in Egitto. Ma in ogni caso, io credo che queste forze internazionali sappiano che la situazione in Egitto, come sta oggi, non è la situazione definitiva. La battaglia politica è iniziata 2 anni fa e ancora continua e il processo rivoluzionario non è finito. E tu, Leonardo, puoi vedere nella zona cosa sta avvenendo.
A Tunisi tutti i giorni c'è qualcosa. In Siria, dove la rivoluzione si sta trasformando in una guerra civile. In altri paesi arabi e del Medio Oriente ci sono proteste e allora c'è un tentativo da parte delle forze internazionali di capire e di controllare questo processo rivoluzionario e fare in modo che il cambio non sia contro i loro interessi. E intentare che il cambio non sia in contra dei suoi benefici. Io non sto d'accordo con l'idea di che le reti sociali e i blogger sono che hanno organizzato questa rivoluzione. Io non sono d'accordo con l'idea che i social media e i blogger hanno organizzato questa rivoluzione. Ci sono molte forze politiche e molti collettivi di giovani che hanno promosso la prima manifestazione del giorno 25. Ma a partire dal giorno 25, Twitter, Facebook e i media sociali e i blog non hanno svolto un ruolo principale. Essi hanno giocato un ruolo importante nell'aprire una porta all'inizio. La convocazione delle manifestazioni del giorno 25 ha funzionato molto bene nei social media, come ad esempio attraverso la nostra pagina di Siamo tutti Khaled Said, ma a partire da lì le decisioni sono state prese più che altro nella strada, nella piazza, durante i primi 18 giorni. E poi posso dire che le decisioni e l'organizzazione del processo politico o il processo rivoluzionario è andata piuttosto verso i partiti politici, i collettivi dei giovani, i sindacati nuovi. Il ruolo dei social media e dei blog finora è stato un ruolo di informazione e di dibattito politico. Ciò che principalmente si fa è lanciare idee e dibattere su queste idee. Dentro i social media si discute o si dà informazioni che normalmente non arrivano. La cosa curiosa è che ora, o durante questi 2 anni, per la prima volta nella stampa, compresa quella ufficiale, insomma, la stampa importante in Egitto prende le cose che si pubblicano in Facebook come fonte di informazione. Cioè, guardano in Facebook e fanno servizi sulla stampa sulla base di ciò che si dice in Facebook. Praticamente il social media si converte in una fonte di informazione e di dibattito politico. Io spero, o lo che io desidero, yeah, come un futuro di Egitto, è che questa rivoluzione consiga i suoi obiettivi. Ciò che spero e desidero sul futuro dell'Egitto è che questa rivoluzione raggiunga i suoi obiettivi. Rompere con il regime tirannico, creare uno Stato democratico e sociale e andare più verso un sistema socialista dove si risolvono problemi gravi come la povertà, l'ingiustizia sociale che viviamo, problemi reali, il tema della salute e dell'educazione. Cioè, io desidero che gli egiziani vivano bene e gli egiziani vivranno bene solamente attraverso la vittoria della loro rivoluzione. La rivoluzione egiziana, il suo motto principale dal primo giorno fino ad oggi, è pane, dignità e giustizia sociale. Ciò che io spero è che si raggiungano questi 3 obiettivi. Ciò che credo succederà è difficile da rispondere, perché qui tutto il tempo, tutti i giorni succedono delle cose. Ci sono novità e cambia la direzione politica e cambia la battaglia. Ma ho fiducia negli egiziani e credo, per ciò che sta succedendo, che questa rivoluzione non è finita. Ci sono molte battaglie e purtroppo ci sarà ancora molto sangue nei prossimi anni, perché c'è una barriera di paura. E le persone per la prima volta nella loro storia, nella storia dell'Egitto, sentono che hanno il potere per prendere le decisioni chiave rispetto alla loro vita. Abbiamo aperto una porta e ancora stiamo camminando per raggiungere tutti questi obiettivi. Ci saranno ancora anni molto complicati e la vittoria non è garantita per nessuno. La rivoluzione può essere sconfitta o può avere successo. La vittoria non sta garantita per nessuno. Puedes
la revolución puede ser derrotada o puede tener éxito.